La homilía del Papa en la misa de esta mañana estuvo dedicada al tema de la autoridad. No se puede gobernar sin amor al pueblo y sin humildad. Y ogni uomo, ogni donna che deve prendere possesso di un servizio di governo deve farsi queste due domande. Io amo il mio popolo per servirlo meglio. Sono umile e sento a tutti gli altri le diverse opinioni per scegliere la migliore strada. Se non si fanno queste domande, il suo governo non sarà buono. Governante, uomo e donna che ama il suo popolo, uomo e donna umile. Un buon cattolico non si mischia in politica. Quello non è vero. Quello non è una buona strada. Un buon cattolico si mischia in politica offrendo il meglio di sé, perché il governante possa governare. Ma qual è la cosa migliore che noi possiamo offrire ai governanti? La preghiera. È quello che Paolo dice. Preghiare per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che stanno al potere. Ma padre, quella è una cattiva persona. Deve andare all'inferno. Prega per lui, prega per lei, perché possa governare bene, perché ami il suo popolo, perché serva il suo popolo, perché sia umile. Un cristiano che non prega per i governanti non è un buon cristiano. Ma padre, come può? Pregherò per questo? Questa è una persona che non va. Prega perché si converta.